Buongiorno. Sì, dicevo prima a Olivero Ponte di Pino che i fervorini iniziali degli amministratori possono essere ben utilizzati per coprire il tempo dell'attesa degli ultimi arrivi, tra qualche ritardatario e qualche persona che deve venire da altre località avendo preso un treno, una macchina. E quindi prima si inizia meglio è, anche perché guardando il programma ho visto che con un colpo d'occhio, insomma, sono una sessantina gli interventi durante l'arco della giornata, il che depone a favore di un'idea, diciamo, del dibattito in un senso piuttosto pregnante, ecco. Certamente è un'occasione di riflessione, no? Come si dice, per fare il punto della situazione in un modo molto ampio, aperto e coinvolgente, comprensivo della situazione teatrale, potremmo dire, del Paese. Intanto io desidero, come amministratore, dire della soddisfazione che ci compete e che condividiamo con l'ITC Teatro. Ringrazio Andrea Paolucci per avermi tenuto al corrente di questa cosa che secondo me motiva le ragioni di una soddisfazione che ci unisce, siccome insomma questa realtà è conficcata nel territorio, ma costituisce a suo modo una luce accesa che può attrarre attenzioni e impegni, come in questo caso, in un modo che riguarda l'intera situazione del teatro attivo, del teatro vivente nel nostro paese. Ricordo la presenza della collega Roberta Ballotta, io non potrò rimanere perché ho altre cose, ma insomma questa esperienza qui parla, no? È eloquente. L'ITC Teatro al terzo posto in Italia tra i teatri sotto i 250 posti, siamo in una situazione micrologica, ma la qualità appunto ha questa intensità anche di impegni, di sforzi, di sperimentazione, anche di soluzioni gestionali, come in questo caso. Il titolo è un po' ambizioso, o forse è sin troppo virtuoso, le buone pratiche del teatro. Si potrebbe anche semplicemente dire le pratiche del teatro, nel senso che possono essere buone o talvolta anche necessitate dalla circostanza, ma io per l'esperienza che ho ritengo che il fare cultura talvolta comporti l'esigenza di costruire soluzioni secondo l'ordine del possibile. Ecco, io vorrei aggiungere una cosa che non so quanto sia corrispondente al tema e alla dinamica che la conversazione assumerà nell'arco della giornata. Certamente in filigrana, come dire, vi sono alcune questioni, no? Soprattutto sotto il profilo della gestione della cultura. Privatizzazione, commercializzazione, intervento pubblico. Io vorrei dire una cosa che è questa, che ha abbastanza a che fare con diciamo ciò che mi restituisce l'impressione che io traggo dalla lettura della situazione teatrale, e cioè che in realtà in campo teatrale non c'è mai stato un intervento significativo dello Stato, né d'altra parte noi possiamo assumere con serietà il tema del ruolo del privato, nel senso che l'intrapresa culturale ha bisogno di una pubblica responsabilità. Però forse non sarebbe male, vista l'occasione e il taglio che l'occasione assume, di riconoscere che nel nostro Paese, concretamente,
L'attività teatrale è prevalentemente sostenuta dal sistema degli enti locali. Il piccolo, o l'Arena del Sole, o l'ITC Teatro, hanno a che fare con una pratica, non so quanto buona, non mi interessa, diciamo, edulcorare, non mi interessa la visione edificante, mi interessa il fatto che funziona. Funziona il fatto che c'è, prima di tutto, chi fa teatro con le sue libere disposizioni, con le sue ragioni autonome, sulle quali la politica non deve intervenire, che l'amministrazione assume nel territorio, attraverso l'ente locale, costruendo le condizioni per la possibilità del dire, del fare, dell'esserci e del praticare il teatro. Ecco, questa cosa qui, forse questa visione orizzontale, territorializzata, molecolare, micrologica, è in fondo il segno distintivo di un fare teatro nel nostro tempo che è abbastanza costitutivo del fare teatro nell'esperienza italiana. Poi magari ci sono in altri generi altre soluzioni. Il cinema ha una sua specificità, la musica ha una sua specificità, la danza ha una sua specificità, ma il teatro è fatto così. Gruppi, territorio, enti locali. Poi naturalmente c'è anche un'esperienza dello Stato che però non ha mai assunto il carattere di comprendere il sistema. Ha partecipato per una sua limitatissima quota parte a questo sistema con moltissime inadeguatezze e insufficienze. Con questo io non voglio adesso necessariamente sottolineare con qualche tratto demagogico, diciamo, il valore dell'autonomismo italiano. Prendo semplicemente atto che le cose funzionano così, che le buone pratiche, ovvero le pratiche in questo settore, hanno molto a che fare con un incrocio di autonomie che sono quelle della cultura, quelle del territorio e quelle degli enti locali. Ecco, penso che l'ITC Teatro sia molto esemplificativo di questo, e cioè come ci sia una profondità, la profondità di un vissuto che ha a che vedere anche, diciamo, con la biografia di persone, amministratori pubblici, funzionari degli enti locali, che non necessariamente hanno a che fare con lo stereotipo della burocrazia, perché nell'ambito del funzionariato degli enti locali si trovano tutt'altro che burocrati, soprattutto in campo culturale, cioè si trovano persone intraprendenti che certamente hanno in sé il senso della condivisione del progetto culturale, se no andrebbero a fare dell'altro in genere o prevalentemente. E allora qui ricordo un certo amministratore di San Lazzaro, assessore alla cultura, Berto Romani, docente universitario, italianista, allievo di Ezio Raimondi, poi nel corso del tempo, in relazione anche alle sue attitudini, impegnato sino a diventare presidente dell'Istituto Storico Provinciale della Resistenza della Storia Contemporanea, incarico che tuttora ricopre, insieme a un giovane funzionario, Paolo Scotti, che poi ha intrapreso un'altra avventura nell'ambito dell'organizzazione dello spettacolo commerciale. Qui, giovandosi delle circostanze, una scuola, uno spazio, la provincia, il comune di San Lazzaro e infine, da circa un decennio, bando, convenzione, gestione al Teatro dell'Argine. Ecco, qui abbiamo il modello, una modellistica che non ha a che fare con televisioni di ingegneria istituzionale, col pragmatismo delle soluzioni possibili. L'assessore, il funzionario, l'attività teatrale e una vicenda che ha conseguito questi risultati e che quest'oggi vede l'arrivo di tante persone impegnate in questo settore a ragionare, a discutere
e a costruire probabilmente anche un sistema di relazioni che possa ulteriormente salvaguardare il bene culturale del fare teatro nell'esperienza concreta del nostro paese. Benvenuti e buon lavoro a voi tutti. Grazie mille.